Bentornati nella mia cucina. 15 luglio, fa caldo, abbiamo sempre bisogno di piatti sprint. Questa volta è un piatto, diciamo, che si può mangiare anche caldo, appena fatto, ma va benissimo da portare anche come pranzo a sacco sotto l'ombrellone, anche senza essere riscaldato, semplicemente a temperatura ambiente, perché c'è una salsina che viene fatta crudo, che dà la possibilità alla pasta, in questo caso, perché facciamo della pasta fresca, di non appiccicarsi. Inizio con la prima preparazione, quello che diciamo mi serve un po' più di tempo per la preparazione, direi, cioè la prima parte più importante. Sono dei, ora non metto le mani, ma è una tartare di salmone, cioè pezzettini piccoli piccoli. Ora non riesco a prendere un unico pezzettino a farvi vedere quanto è piccolo. Eccolo, un unico pezzettino, vedete quanto è piccolo. Una tartare di salmone crudo, tritato a coltello. Devo insaporire, marinare questo salmone. Come? Ho un olio extravergine di oliva biologico italiano, ovviamente, garantito, diciamo, come qualità, che vado ad insaporire con buccia del limone, buccia del lime. Lime a me mi piace perché è molto più fresco confronto al limone, e pepe rosa. Poi aggiungo qui anche del sale, un pochino di sale in questa tazzina, vedete? Non tanto. Io ho utilizzato gli oli essenziali che sono estratti a freddo dalla buccia del lime e del limone perché sono più sicura di quello che sto utilizzando. Il limone, per esempio, è estratto dai limoni italiani. E sono orgogliosa perché quando, insomma, quando vengono prodotti questi oli essenziali ci si va tanto a vedere sulla qualità, non solo sulla purezza, diciamo, dell'olio essenziale, ma anche sulla sua potenza. Dunque sono sicura che è un qualcosa di super testato e garantito. Non comprate gli oli essenziali che li trovate in erboristeria o sulle bancarelle perché non sono testati affatto. Non avete nessuna certificazione al riguardo. E la stessa cosa è con il pepe rosa che ho utilizzato. Dunque ho mescolato semplicemente l'olio extravergine d'oliva italiano con buccia del limone, buccia del lime o i suoi oli essenziali, pepe rosa e sale. E vado a condire il mio salmone perché lo devo lasciare a marinare un pochino. Dunque lo vado a mescolare per distribuire il condimento dappertutto. In questo caso, questo battuto di salmone o tartare di salmone viene utilizzato a crudo messo sopra la nostra pasta. Perciò ha bisogno di insaporirsi, di marinarsi un po'. Allora, mescolato. Ok, lo lascio da parte. Poi, nella mia padella vulcanica 28, ma va benissimo anche una quadrata Black Diamond, per esempio. È vuota, non c'è nulla, aggiungo semplicemente acqua perché quando vado a cuocere la pasta fresca mi serve l'acqua già bollente. Allora metto il fuoco alto, uso il mio dado vegetale che sta finendo, dunque mi devo sbrigare a fare un altro. Prendiamo un cucchiaio e aggiungo nella mia acqua, nella quantità di acqua necessaria, del dado vegetale perché vado proprio ad insaporire, non semplicemente salare, ma insaporire la pasta. Ok, lo
lo metto nel frigo, così chiuso ermeticamente nel frigo, dura fino a 3 mesi, se riuscite ad arrivare a 3 mesi, lo utilizzo al posto del sale sempre, per qualsiasi tipo di ricetta, al posto del sale, quando ho da aggiungere del sale, aggiungo il mio sale aromatizzato o dado vegetale. Poi il bicchiere del frullatore, mentre lì mi si va a cuocere, a portare l'ebollizione e l'acqua, vado a preparare il condimento. Dunque ho un avocado che io ho già tagliato, cioè tagliato così per lungo a metà, aperto, semplicemente ruotando le due metà, vedete? Vado a prendere, vai, ah, ecco il nocciolo, perché il coltello è importante che si incastri proprio nel nocciolo per poterlo togliere. Vado a fare una incisione per lungo, senza andare a bucare anche la buccia, o anche se si buca la buccia non fa niente. Dopodiché taglio a fettine, sempre senza intaccare la buccia. È molto più facile da toglierlo dalla buccia se viene fatto così. Okay. Poi con l'aiuto, anche semplicemente aprendo, vedete che si staccano, qui c'è rimasto, si è tagliato fino alla fine, insomma, si staccano i pezzi da soli dalla buccia, ecco, senza dover sbucciare o fare un qualcosa di particolare. Ok, qui ci ho tagliato troppo perché ho tagliato in mano e il taglio è andato fino in fondo. Ok, poi con il coltello, con il cucchiaio, io riesco facilmente a staccare tutti questi pezzi ed è già tagliato. Lo stesso procedimento lo uso per esempio per tagliarlo così a cubetti, a fettine, quando vado ad aggiungerlo nell'insalata, ovviamente senza cottura. E poi vi spiego anche perché la scelta dell'avocado. Nonostante è un frutto che viene coltivato specialmente nelle tropici, adesso, insomma recentemente, hanno iniziato a coltivarlo anche in questo, mettiamo più di metà, anche in Sicilia e Sardegna, ecco, avremo dell'avocado italiano, non dall'estero. Okay, tagliamo più grandi perché così faccio prima, stacco. Ecco, il problema della diretta è proprio quello. Allora, qui l'acqua bolle, vedete che mi escono fuori i vapori e la mia calotta si è alzata perché utilizzo lo Smart Dynami. Aspetto solo un attimino che si calmano i vapori, perché altrimenti vado a disperdere troppo vapore se lo alzo velocemente, e perdo anche ovviamente tutti i principi nutritivi che sono contenuti nelle erbette aromatiche che io ho utilizzato nella preparazione del dado vegetale. E questo non lo voglio dire. Sicuramente non voglio disperdere niente. Allora, è una ricetta particolare ma molto semplice, di grande effetto visivo, ed è anche particolare per insomma, se volete fare una bella sorpresa ai vostri commensali, alla famiglia, o se ci avete degli ospiti, perché adesso possiamo anche andare a cena dai nostri amici, vero? Amici, parenti. Dunque è un qualcosa che è di grande effetto. Allora, sciacquo le mani visto che io ho portato l'acqua all'ebollizione. Tolgo il coperchio mantenendo sempre parallelo con la pentola, non lo devo rovesciare perché vado a rompere l'equilibrio che si crea tra i vapori, nel riciclo del vapore che si fa sotto il coperchio. Dunque lo lascio semplicemente dritto e vado ad aggiungere delle pappardelle fresche comprate, però se le fate in casa è meglio ancora. Hanno tempo di cottura di 4 minuti, queste che ho comprato io.
Dunque, vado a distribuirli in maniera uniforme nella padella. Preferisco la padella perché vado sulla larghezza in questo caso. La pasta fresca, si fa meglio se si fa, nella padella, sul largo, non sull'alto. La pasta a lunga conservazione, la pasta secca va benissimo anche per altezza, però quando avete la pasta fresca è meglio che andate sulla larghezza. Allora, l'acqua era già portata all'ebollizione, gli do 30 secondi a fiamma media anche perché non mi serve adesso andare troppo oltre e faccio cuocere la pasta in bianco. Qui ho dei pinoli che vado ad aggiungere nel mio bicchiere, tengo qualcuno giusto per la decorazione e aggiungo anche un po' di olio extravergine, poco, non tanto. L'olio extravergine che io utilizzo è certificato di un'azienda italiana, di quale mi servo, poi se vi interessa vi posso passare il contatto. Vado a frullare semplicemente tutto quanto. Che già sta iniziando a bollire la mia pasta. A questo punto abbasso, mescolo solo un attimino, perché in questa maniera anche la pasta che era fuori dall'acqua riesce a idratarsi, a toccare l'acqua, ok? La lascio solo un attimino, posso anche alzare leggermente, ma 30 secondi giusto a riportare la temperatura. E poi, siccome ho lo Smart Dynamic, il coperchio che mi permette di cucinare da soli senza fiamma in autocottura, che è veramente una magia, una volta che arrivo di nuovo a temperatura spengo e lascio in autocottura. Una volta aver frullato l'avocado con i pinoli, diciamo, è un po' di riscaldamento, non tanto, ma comunque qualcosa si riscalda perché i pinoli, ecco, hanno bisogno di un pochino di tempo di tempo di frullare, diciamo, per diventare una crema liscia, ok? Completo con, io voglio un po' di lime perché mi piace proprio, e limone. Posso anche aggiungere del pepe rosa. Il pepe rosa mi piace, sapete che il pepe rosa non è un pepe veramente, è una bacca che assomiglia al pepe. Il pepe è solo bianco, nero, ma rosa no. E qui ho messo del basilico a congelare perché durante la lavorazione qui non voglio che si surriscaldi per non perdere le sue proprietà. Ok? Pure appiccicato il bicchiere. Ok, adesso e poi aggiungo un gocciolino di acqua perché la salsa mi si deve diventare un po' più liquida, è troppo densa così. Allora, monto di nuovo il tutto e frullo. Abbiamo fatto un pesto, diciamo pesto crudo, una specie di salsa verde
con del basilico, avocado, pinoli, limone, lime e pepe rosa. Perché ho scelto il pepe rosa? Perché il pepe rosa è fantastico per la digestione. Aiuta proprio a velocizzare e a ottimizzare la nostra digestione. Nello stesso tempo è ottimo utilizzato come diuretico. Quando mai più che adesso abbiamo bisogno di eliminare i liquidi in eccesso? Perdiamo veramente anche tanti liquidi attraverso la sudorazione, ma anche sali minerali, ma veniamo a reintegrare le nostre perdite attraverso l'utilizzo dell'avocado, per esempio, in questo caso, anche del salmone, perché entrambi contengono anche dei sali minerali. Allora, l'avocado in questo caso che vi dicevo prevalentemente viene dalle tropici, ma adesso viene coltivato anche in Sicilia e in Sardegna. Ecco, l'avocado è un elemento energetico. Dunque, quando ci sentiamo spossati, stanchi, non abbiamo le forze, specialmente per via del caldo, a consumare un po' di avocado senza eccedere, ovviamente, ci dà una carica proprio energetica. Nello stesso tempo contiene dei grassi monoinsaturi. Perché è importante questo contenuto di grassi monoinsaturi? Perché riduce proprio il rischio di contrarre rischio, diciamo, di sviluppare la sindrome metabolica, che al giorno oggi, diciamo, è abbastanza spesso incontrata questo sindrome. Nello stesso tempo, come tutte la frutta, la verdura, diciamo, ha una bella quantità di fibre. Questo significa che intensifica, ottimizza il nostro transito intestinale, ma nello stesso tempo incide anche sull'equilibrio dei grassi, ma anche dei zuccheri nel nostro sangue. Dunque, aiuta nelle persone che hanno magari questi contenuti di grassi o di zuccheri un po' troppo alti nel nostro sangue. Dunque, semplicemente utilizzando l'avocado andiamo a equilibrare, a tenere, diciamo, a bada queste concentrazioni. Nello stesso tempo è un valido aiuto per abbassare il colesterolo cattivo, l'LDL, ma aumentare il colesterolo buono, l'HDL. Dunque, chi ha problemi di colesterolo, vi consiglio vivamente di utilizzare l'avocado anche nelle salse o a cubetti, aggiunto nelle insalate. Adesso si mangia tanto freddo anche, dunque potete farlo anche così. Nello stesso tempo abbiamo qui sia vitamine, sia sali minerali, di quali vi dicevo che è importante adesso averli nella nostra dieta, ma elementi antiossidanti che vanno a contrastare i radicali liberi, vanno ad agire come anti-invecchiamento del corpo, delle nostre cellule, diciamo la nostra età biologica la stoppa, ecco, l'età anagrafica va avanti, ma l'età biologica si ferma molto prima e nello stesso tempo dà una buona qualità, cioè è responsabile della una buona qualità della nostra pelle. I micronutrienti che troviamo qua dentro, tra quale la vitamina A, la vitamina C, la vitamina E, che ecco, è importante per la nostra pelle, ma abbiamo anche del ferro, potassio, calcio e magnesio che riescono, diciamo, a controllare anche il nostro apparato muscolare, il funzionamento dei nostri muscoli. Ora, l'abbiamo frullato tutto quanto, questa salsina, non ho messo sale perché sono andata a salare la pasta, ma nel caso che volete fare questo pesto, questa salsina, anche da servire sui crostini con il salmone, dadini di salmone marinato sopra è fantastica, per esempio, la stessa salsina, a quel punto bisogna che ci mettete anche un pochino di sale nella salsa, nella preparazione della salsa. Ora, le mie pappardelle, penso che sono passati 4 minuti da quando abbiamo spento il fuoco, dove lo metto, anzi adesso proprio posso scollarlo. Ecco le mie pappardelle pronte, non abbiamo messo olio, non abbiamo messo niente, solo sale e il mio dado vegetale e acqua, sale aromatizzato. Dunque, la quantità di acqua è importante che la dosate in base al tempo di cottura della pasta,
In questo caso il mio dosaggio è perfetto perché è giusta l'idratazione, diciamo, ma non ho nemmeno i liquidi in eccesso, non c'è acqua, diciamo, avanzata. Adesso che la temperatura è leggermente anche un po' più bassa, io posso condire con la mia salsina che ho preparato. Dunque è come se fosse un pesto, solo che questo pesto è fatto con l'avocado e basilico ovviamente. Non contiene formaggio, perché di solito nel pesto si mette, no, anche del formaggio. Mescolo il tutto insieme, va bene. Ora, non ti sporcare, Elisa. La lascio anche a riposare un po', ok, per poi servirla, che buono, con il mio salmone marinato messo sopra la pasta, cioè dopo che impiatto, sopra aggiungo i miei cubetti di salmone marinato. Il salmone, che è un alimento fantastico perché contiene degli omega, ecco che anche in questo caso ho un controllo sul mio colesterolo, perché vado ad abbassare quello cattivo e aumentare quello buono che ci serve sia per l'equilibrio ormonale, sia per dolori o funzionamento corretto delle articolazioni. Dunque i grassi buoni ci servono. Qui abbiamo gli omega 3, nell'avocado troviamo anche l'omega 9. Sono grassi buoni che servono al nostro organismo, ma qui nel salmone abbiamo anche una buona dose di vitamina D, quello che favorisce il fissare del calcio nelle nostre ossa, e sappiamo che uno dei metodi, diciamo, per aumentare le nostre difese immunitarie per la pandemia, diciamo, che è in giro, che ormai va pian piano a scemare, è proprio l'assunzione della vitamina D. Eccola, naturale, ce l'abbiamo qui nel salmone. Nello stesso tempo anche il salmone, con l'astaxantina che la contiene, va a lavorare sul anti-invecchiamento e sulla qualità della pelle. Dunque sia l'avocado sia il salmone andiamo a bloccare il nostro invecchiamento biologico delle nostre cellule. Nello stesso tempo protegge il sistema cardiovascolare, dunque per le persone che hanno problemi di pressione alta, possono, diciamo, aiutarsi con il salmone. Vi vado a salutare velocemente. Ciao cara Antonietta, finalmente nella mia cucina, sono contenta che ci sei arrivata. Francesca Mantua, un abbraccio carissima e buon pomeriggio a tutti da parte sua. C'è Lucrezia Valente, ciao carissima, benvenuta nella mia cucina. Santa Cottone, buon pomeriggio a tutti da parte sua. Poi, come sempre mi fa questi scherzi, Antonina Scimeca, buon pomeriggio a tutti e un grande grande abbraccio, lo cambio molto volentieri. Rosy Pugliares, ciao carissima, bentornata nella mia cucina, un bacione, non abbraccio perché devo tirare il dito su, un grande abbraccio per me da Pina Pinuccia e un saluto a tutti voi. Antonella Nargi, ciao carissima. Anna Cancello, buon pomeriggio. Poi c'è la mia cara Ionella Costa, dove sei, che sei sparita, eccola. Come fai il dado vegetale? Chiede Gilda Cao. Basta andare su YouTube e mettere nella ricerca dado vegetale Elisa Sestov e ti esce l'unica ricetta. Poi c'è Roberta Muscianisi, ciao carissima, un abbraccio. Rosa Rubino, buon pomeriggio. Arcangela D'Ambrosio, buon pomeriggio anche a te. Caterina De Feudis, ciao carissima. Michela Cipolillo, ciao carissima. Giovanna Cusano, eccomi, buon pomeriggio, un abbraccio a tutti da parte sua, che bello. Allora, l'avocado lo usi, aspetta, Rosy Pugliares, l'avocado lo usi a freddo in questa ricetta, giusto? Sì. Giuseppe Franco, buon pomeriggio e un abbraccio a tutti da parte sua. No, ho sbagliato. Vabbè, un abbraccio. Poi,
Michelina, allora, non solo Michelina, che mi sta chiedendo cosa sto cucinando. Comunque, tutti voi trovate ingredienti, procedimento scritto sul canale YouTube La Cucina di Elisa Sestov. Iscrivetevi gratuitamente perché lì vado a caricare tutte le mie dirette, così le avete tutte insieme e trovate sotto, per iscritto, senza dover guardare la diretta un'altra volta, sia ingredienti sia procedimento. È molto facile. Facebook mi tiene adesso le dirette online, diciamo solo 30 giorni, dopodiché spariscono. Allora, Cerosi che ha risposto: pappardelle, avocado e salmone. Maria del Pilar Leon, ciao carissima, benvenuta nella mia cucina. Maria Venerito, ciao carissima, ciao Natalina Tagliacozzo. Poi e Rosanna di Chio. Ecco, spero di aver risposto a tutti quelli che Facebook mi ha fatto vedere online. Io adesso devo fare l'impiattamento perché mi si sta finendo di cuocere, diciamo lì, la pasta. Vi faccio la ricetta, la foto bella e poi carico la diretta sul canale YouTube, così potete leggere esattamente ingredienti e procedimento. Dunque, siamo sempre attenti a quello che mangiamo, a quello che mettiamo nel piatto, perché la salute parte dal piatto, da quello che mangiamo. Avere anche un bell'aspetto, il nostro piatto, cioè il bell'impiattamento, dei colori vivaci è molto importante perché la digestione effettivamente parte dall'olfatto e dalla vista, perché annusiamo e vediamo prima ancora di sentire il sapore in bocca. Un buon odore e un bel aspetto del piatto sono essenziali per avere anche una digestione sana. Per qualsiasi domanda sono a vostra disposizione privatamente, magari su WhatsApp è meglio perché leggo prima che invece i messaggi qui sulla pagina, sul Messenger, sulla mia pagina. Vi aspetto il prossimo giovedì, sempre alle ore 15, per una nuova ricetta. Sempre diverse una dall'altra, andando sempre sull'aspetto salutare e anche veloce. Un abbraccio veramente a tutti voi, vi voglio veramente bene e vi aspetto se qualcuno è interessato. Stasera alle 9 tengo una lezione sull'utilizzo degli oli essenziali. Ecco, se volete, chiedetemi il link e potete partecipare gratuitamente. Un bacione a tutti. Ciao Caterina, buon pomeriggio. Alla prossima!